In questo video vi faccio vedere un sistema di piombo a perdere che è collegato all'articolo che è pubblicato sul blog relativo a un'azione di pesca sulla posidonia o sul misto. Quindi la necessità a volte di avere un sistema per perdere il piombo e salvare la montatura e eventuali prede. Quindi di che cosa avremo bisogno? Allora, vi farò vedere adesso un piombo. L'accessorio che consente al piombo eventualmente di essere perso, che è questo. Poi lo vediamo meglio. Una rotella di filo sottile, questo è il filo che collegherà il piombo alla montatura. E la parte iniziale della montatura, che è questo è il gancio dove io attacco il piombo. Invece, grazie a questo accessorio, vedete qua c'è un dischetto, una gambettina, un occhiello. L'occhiello lo utilizzo per collegarlo come se dovessi allungare la montatura. Ok? Quindi l'accessorio si monta nella montatura là dove va il piombo. Poi, prima di montare il piombo, prendiamo il piombo. È il filo molto sottile, questo filo deve essere sensibilmente inferiore a quello che abbiamo in bobina, perché sennò il sistema non funziona. Quindi io qui sto utilizzando uno 0,20, ci faccio un nodo normalissimo, sto utilizzando uno 0,20, in bobina dovrò avere almeno un 25, in modo che poi capirete il perché. Allora, adesso taglio. Ok, adesso il piombo è collegato a uno spezzone di 0,20. Taglio. Adesso si unisce il piombo. Allora, vedete l'accessorio, la gambetta, questa mobile. Questa va inserita nell'occhiello del piombo. E poi dove si blocca? Si infila in questo disco bianco, in questo disco bianco si infila. Adesso il piombo è collegato alla montatura in una maniera sicura, sicurissima. Io ci ho fatto ground, ci si può fare il pendolare, è sicuramente collegato alla montatura. Adesso con questo spezzone. Questo spezzone io solitamente lo collego alla girella che sta vicino allo sgancio del piombo. Adesso la collego, sempre con un nodo semplice, semplice ma resistente. Ecco. Io adesso spero che si veda, sì, si dovrebbe vedere. Adesso vi spiego come funziona questo accessorio, così capirete anche il perché di questo spezzone di filo. Quando noi lanciamo, l'impatto dell'acqua su questo disco bianco lo fa salire. Quando sale, libera la gambetta, questa qui mobile, e cosa succede? Che il piombo non è più collegato alla montatura dallo 0,70, ma vi è collegato tramite questo filo dello 0,20. Se quando recuperiamo non si incaglia il piombo, recuperiamo tutto quanto. Se si dovesse incagliare il piombo, quando noi tiriamo, siccome il filo in bobina è superiore come diametro a questo spezzone, si spezzerà questo filo. Ecco qua. Tutto il resto lo recuperiamo, possibilmente anche le prede, là o le prede, e in questo caso perdiamo solo il piombo. Un ultimo accorgimento è l'occhiello. L'occhiello del piombo deve essere spazioso. Questo va bene, di queste dimensioni qui va bene, perché se è troppo stretto rischia di non liberarsi la gambettina di questo accessorio. Invece in questo modo questo è sufficientemente ampio, l'accessorio si libera e il sistema funziona.
Funziona.